Ciao a tutti, se ti ami sei felice. L'unico modo per essere felici è amare se stessi. Amare se stessi vuol dire vivere uno stato di soddisfazione interiore, uno stato profondo di soddisfazione interiore. Vuol dire avere la capacità di accettare la realtà e di modificarla interagendo, senza aggrapparsi a una realtà statica e definita. Vuol dire anche una cosa importante, vuol dire non essere i peggiori censori di se stessi. Noi spesso ci trattiamo molto male, è come se avessimo un ipnotista interno che attraverso un dialogo interiore, sei un coglione, non ne fai una giusta, ti lasceranno, ti abbandoneranno, ci creiamo delle profezie che prima o poi si avvereranno. Ecco quindi che dobbiamo imparare ad amare noi stessi. Il modo migliore per amare se stessi è quello di imparare a gestire le proprie emozioni. Cosa significa gestire le proprie emozioni? Significa di sfruttare, utilizzare l'emotività per mandare dei messaggi positivi proprio quando viviamo una condizione di emotività. Perché se noi ci mandiamo un messaggio positivo, un pensiero positivo, non funziona se non è agganciata all'emotività. Se noi siamo in uno stato di bassa emotività e ci mandiamo tutti i pensieri positivi che vogliamo, è analogo a seminare sull'asfalto, i semi non attecchiranno mai. Se invece sfruttiamo uno stato di emotività, seppur negativo, un dolore, una sofferenza, un abbandono, qualunque stato emotivo negativo, e in quel momento lì mandiamo un messaggio positivo, ecco che quel messaggio diventa una suggestione. È come un seme che viene piantato, che viene seminato nel terreno fertile, non potrà che dare i suoi frutti. Ma dobbiamo imparare quindi a gestire lo stato emotivo, non e rendere consapevole ciò che spesso è inconsapevole, perché spesso quando abbiamo una sofferenza non riusciamo più, la nostra parte logica si disconnette completamente, non riusciamo più, non riusciamo neanche più a vedere il tipo di dialogo interiore che abbiamo. E allora escono le frasi più nefaste per noi stessi. E il problema è che vengono emesse in uno stato emotivo intenso e quindi, come nel bene, come nel male, se è vero il verso, è vero l'inverso, diventano anche qua delle suggestioni che si avvereranno, diventano dei semi che attecchiranno, non potranno fare a meno che attecchire. Quindi andremo a costruirci un futuro negativo. Se invece vogliamo ribaltare la frittata, dobbiamo sfruttare proprio questa capacità che ha la nostra mente di essere malleabile, essere plasmabile quando c'è uno stato emotivo e mandare dei messaggi positivi. In questo modo è il primo passo che dobbiamo fare, fondamentale però, direi il primo e l'ultimo, è l'alfa e l'omega per amare se stessi. E se tu ami se stesso sarai felice, perché spesso le persone credono di essere ammalate, ma non sono ammalate, sono solo infelici. Quindi ama te stesso e sarai felice. Ti ricordo due cose importanti. La prima è che venerdì 17 marzo terrò a Torino un corso molto importante su come sbloccare i blocchi emotivi, su come eliminare i blocchi emotivi e su come coinvolgere le persone che ti interessano. Venerdì 17 marzo, Torino, ore 20:45, presso l'Educatorio della Provvidenza. Se sei interessata o interessato, il riferimento è il 333 1511 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!